Carissimi, siamo giunti alla 16ª domenica del tempo ordinario. Stavolta ascolteremo il Vangelo di Marco, il capitolo 6, versetti 30-34. I discepoli sono tornati dalla missione e vanno da Gesù per raccontare quello che hanno vissuto, le persone che hanno incontrato, quello che di bello hanno annunciato. Gesù però si prende cura di loro, desidera che i suoi discepoli vadano in un posto in disparte a riposarsi, loro soli. È bella questo atteggiamento di Gesù, di prendersi cura dei suoi discepoli. Egli non è colui che semplicemente dà da lavorare, ma desidera anche che chi lavora abbia il diritto, il giusto diritto anche del riposo. E in questo tempo estivo questo Vangelo potremmo dire cade a pennello, perché abbiamo bisogno tutti anche di riscoprire il dono della vacanza come una riscoperta di Dio, una riscoperta della vita spirituale, che non deve mai andare in vacanza in realtà. E allora, ecco, l'importante è proprio quello di saper annunciare il Vangelo anche quando nella tua vita di riposo, nel tuo tempo dedicato proprio a te stesso e anche agli altri, puoi riscoprire la bellezza di stare con Gesù e di stare anche con i fratelli e con le sorelle. Però questo riposo sembra durare poco, perché nel Vangelo si legge proprio che a un certo punto la folla capisce che i discepoli stanno andando con Gesù in un luogo in disparte, e allora accorrono, la gente accorre per andare a disturbarli, tra virgolette, anche lì. Gesù però non rimprovera la folla, Gesù ha a cuore i bisogni fondamentali delle persone, e allora ha compassione, dice il Vangelo, ha compassione di questa gente che è come un gregge senza pastore, e si prende cura di loro, perché la cura delle persone viene prima di ogni altra cosa, viene prima del riposo stesso. E allora che questo Vangelo ci insegni a comprendere il vero valore del riposo, che non è mai uno stare senza fare niente, ma è semplicemente imparare a prendersi cura di se stessi, degli altri, ma mettendo al centro il rapporto con Dio, che ti può chiedere anche nei momenti inaspettati di compiere la tua missione giornaliera.